Il 24 agosto del 79 d.C., una fertile montagna della Campania, il Vesuvio, esplose all'improvviso, cancellando dalla faccia della terra borghi e città che vivevano ai suoi piedi. Oggi, una di quelle città è tornata alla luce per raccontarci lo splendore di un mondo che sembrava sparito per sempre. Pompei. Ma perché milioni di turisti continuano a visitare un luogo morto da 20 secoli? Forse perché esso rappresenta un'incredibile crocevia della storia, dove due civiltà lontane migliaia di anni possono confrontarsi, vincendo una volta tanto, la spietata clessidra del tempo. All'epoca della sua fine, Pompei era uno dei più fiorenti centri della Campania. Non era una città giovanissima, anzi. Era nata 700 anni prima e vi erano passati gli Etruschi, i Greci, i Sanniti, fino all'inarrestabile ciclone di Roma, che nell'80 avanti Cristo l'aveva trasformata in colonia romana. Era iniziato il suo ultimo secolo di vita. Un secolo in cui la città aveva aumentato le sue vocazioni commerciali ed era diventata un ricercato luogo di vacanza per ricchi personaggi che vi avevano costruito grandi ville, arricchite con innumerevoli opere d'arte. Il primo segnale della fine arrivò nel 62 d.C., quando l'area vesuviana fu scossa da un terremoto terribile che anche a Pompei causò vittime e distruzioni. Il resto è storia nota. I lavori di ricostruzione erano ancora in corso quando, 17 anni dopo, il Vesuvio scoppiò all'improvviso, trasformando quel meraviglioso golfo in un buio teatro di morte. Era un giovedì, il giorno dedicato a Giove. Ma il padre degli dei non fu generoso con la città che pure lo venerava come suo protettore. Una massa immensa di cenere e lapilli cadde come un mantello di morte su tutta la regione e alla fine una coltre di gas velenosi calò su uomini e cose, uccidendo ogni forma di vita. In meno di 48 ore, una città meravigliosa era stata cancellata dalla storia. Il suo ricordo svanì lentamente e solo 17 secoli dopo la città, grazie a Carlo di Borbone e a grandi archeologi, tornò alla luce col più straordinario restauro di tutti i tempi. E con lei sono tornate le forme dei suoi antichi abitanti, grazie al grande archeologo Giuseppe Fiorelli, che fece riempire di gesso liquido le cavità lasciate dai corpi decomposti, ottenendo delle perfette sculture del passato. Macabre ma affascinanti fotografie della storia che ci accompagneranno alla scoperta della loro città e dei misteri che ancora l'avvolgono. Ingresso principale agli scavi è Porta Marina. Si apre nelle antiche mura ed è composta di due fornici, uno per i pedoni, l'altro più grande per i carri che portavano in città le merci, soprattutto pesce e sale, dal porto fluviale posto alla foce del fiume Sarno. Ai piedi di Porta Marina si aprono le terme suburbane. Il mondo romano adorava le terme, luoghi adatti alla cura del corpo, ma in cui si andava anche per perfezionare incontri e amicizie, favoriti dalla gradevolezza e dall'intimità del luogo. Nello spogliatoio appaiono varie scene erotiche, una vista che incontreremo più volte nella visita alla città. Si tratta di un campionario di posizioni amorose particolarmente audaci,
in cui, caso forse unico nella pittura romana, appaiono due donne contemporaneamente. Nella realtà però i reparti maschile e femminile erano rigorosamente separati. Più avanti troviamo il Frigidarium, la sala per i bagni freddi, decorata con stucchi e paesaggi marini e sullo sfondo una cascata d'acqua. Seguono poi il Tepidarium e il Calidarium, la sala per i bagni caldi, affacciata sul panorama tramite tre finestre. Entrati in città, raggiungiamo il suo cuore sociale e religioso. Qui siamo nel Tempio di Apollo, uno dei più antichi di Pompei, eretto intorno alla prima metà del VI secolo a.C. e che fino alla costruzione del grande Tempio di Giove, nel Foro, era stato il più importante santuario della città. Il Tempio era circondato da un doppio porticato di colonne e adornato con altari per i sacrifici e statue di divinità. Oggi possiamo ammirare le copie di una statua di Apollo e sull'altro lato quella di un busto di Diana. Ai piedi della scala d'accesso, un altare in travertino conserva un'iscrizione che ne attribuisce la costruzione ai quattuorviri, cioè i governanti della città. Su una colonna invece è accostata un'altra dedica che ricorda come la sua costruzione, compresa la meridiana posta alla sua sommità, avvenne a spese dei duoviri Lucio Sepurnio e Marco Erennio. Di fronte al Tempio di Apollo si apre la Basilica, un ampio edificio rettangolare destinato alle contrattazioni d'affari e all'amministrazione della giustizia. Risale al II secolo a.C. e all'epoca era l'edificio pubblico più importante della città. Sullo sfondo appaiono ancora i resti del tribunal a cui i giudici accedevano da scale di legno. La sua altezza indicava una posizione di superiorità, ma serviva anche a proteggere i magistrati stessi dalle frequenti ire dei condannati, anche se i processi si svolgevano secondo criteri estremamente moderni per l'epoca, con l'accusa, la difesa, gli avvocati e un'ottima tutela per gli imputati. Il foro era il centro della vita politica, amministrativa e religiosa di Pompei e spesso era utilizzato per spettacoli offerti da privati. Era circondato da un colonnato a due piani e il suo accesso era vietato ai carri. Sullo sfondo sorgeva il Tempio di Giove, il principale edificio religioso della città, risalente al II secolo a.C. All'interno era custodita la statua del dio e nei suoi sotterranei, oltre al tesoro pubblico, l'erarium, si conservavano i doni votivi.
L'edificio di Eumachia apparteneva a una sacerdotessa di Venere e alla sua ricca famiglia di agricoltori e industriali che dovevano la loro fortuna al commercio della lana. Era diviso in due piani e per le sue dimensioni era uno degli edifici più spettacolari del foro. In una nicchia è conservata una copia della statua della sacerdotessa dedicatale dalla corporazione dei Fullones, cioè i tessitori, tintori e lavandai che costituivano una delle più importanti industrie pompeiane. Il Tempio del Genio di Augusto era il luogo destinato a celebrare gli imperatori. Sembra logico pensare che nel tempo dovesse essere aggiornato, dedicandolo a quello in carica. All'epoca dell'eruzione, quindi, il tempio era dedicato a Vespasiano. Davanti si trova ancora un altare in marmo bianco, circondato da un bassorilievo che mostra la scena del sacrificio di un toro. Il macellum era l'area destinata al mercato della carne e del pesce ed era circondata da negozi. Al centro vi era una rotonda di 12 colonne, coperta con una cupola, con al centro una vasca, dove furono ritrovate lische, resti di frutta e cereali. Sulla facciata, infine, si pensa si aprissero le botteghe dei cambiavalute, cioè gli argentarii. L'Arco di Tiberio rappresentava l'ingresso nel cuore della città. Fa parte dei numerosi archi eretti solitamente per glorificare gli imperatori. All'epoca dovevano essere molto spettacolari ed erano rivestiti di marmi e adornati di statue e decorazioni. Un altro bell'arco lo troviamo più avanti, all'inizio di Via di Mercurio. È quello dedicato all'imperatore Caligola, che all'epoca era sormontato da una grande statua equestre. Accanto all'arco di Caligola sorgono i resti del Tempio della Fortuna Augusta, costruito in epoca augustea su di un alto podio e accessibile tramite due scalinate. Anche questo monumento era stato edificato a spese di un cittadino privato, Marco Tullio. Una delle attrattive di Pompei sono le sue case, che ci danno uno spaccato perfetto di come viveva una famiglia romana del primo secolo. Alcune sono dimore di grande lusso, immense e dotate di ogni servizio, compresi bagni e acqua corrente, che talvolta alimentava anche delle piccole terme private. Questa è la casa di Pansa, il cui impianto ci ricorda la perfezione della struttura abitativa romana. Ecco l'impluvium, destinato a raccogliere in una cisterna l'acqua piovana. E poi il peristilio, un giardino solitamente circondato da colonne e da camere di soggiorno e da pranzo, i triclini. Un giardino che spesso rendeva la dimora una vera villa di campagna in piena città e che in questo caso era arricchito da una grande vasca d'acqua. Poco oltre troviamo la casa del poeta tragico, che deve il suo nome ad uno splendido mosaico raffigurante una scena teatrale. Era situato sul pavimento del tablino e oggi è conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La casa però è più nota per un altro mosaico posto all'ingresso con la scritta Cave Canem, cioè attenti al cane. Proviamo a ricostruirla come doveva essere al momento dell'eruzione. Nell'atrio il classico impluvium, attorno al quale erano disposte le stanze di servizio. Più in là un piccolo giardino dove spicca un larario, cioè un tempietto dedicato ai lari, i protettori della famiglia. Nel triclinium, la sala da pranzo, si possono ammirare due affreschi.
Una Venere con Amorini e Arianna abbandonata da Teseo nell'isola di Nasso. Un altro bell'affresco è conservato al Museo Archeologico di Napoli e rappresenta il sacrificio di Ifigenia. La dimora più celebre della città è la Casa del Fauno, costruita intorno al II secolo a.C. su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati. Il luogo è molto noto per la bellissima copia di un fauno danzante che spicca nella fontana dell'Impluvium all'ingresso della casa. La dimora era adornata da straordinarie opere d'arte, come un celebre mosaico che occupava un intero pavimento e rappresenta una delle battaglie, forse quella di Isso, con le quali Alessandro Magno sbaragliò il re persiano Dario. Un vero capolavoro, eseguito con 1,5 milioni di piccole tessere colorate. Bellissimi gli immensi giardini circondati da porticati e colonne su cui si affacciavano le stanze di rappresentanza, tutte completamente affrescate. Statue, affreschi, mosaici raffiguranti scene animali, marine, mitologiche, di ambiente egiziano, che oggi sono conservate al Museo Nazionale di Napoli e danno una buona idea dello splendore e della ricchezza che la villa doveva possedere all'epoca. Continuiamo la visita alle più importanti dimore pompeiane, cercando di immaginare il loro antico splendore. Questa è la casa dell'Ara Massima, una dimora piccola, ma le cui deliziose decorazioni fanno presupporre un buon grado sociale, oltre che un notevole buon gusto dei proprietari. Il nome di Lucrezio Frontone appare in numerosi graffiti all'interno e all'esterno di questa sontuosa dimora che apparteneva a un importante uomo politico. All'ingresso troviamo il classico impluvium, dove si può ancora scorgere lo scolo che serviva a raccogliere l'acqua piovana in una cisterna. Tutta la casa è affrescata con splendidi quadri mitologici, realizzati forse dall'unico pittore pompeiano che ha lasciato la sua firma in alcuni affreschi della casa di Loreio Tiburtino, Lucio. Ecco allora gli amori di Marte e Venere.
trionfo di Dioniso e Arianna. Il mito di Teseo che riceve da Arianna il filo che lo aiuterà a uscire dal labirinto. Narciso, innamorato della sua immagine riflessa in una fonte. Una dimora ricca, quindi, che però non servì ad evitare la morte a sette degli abitanti che furono ritrovati in un unico ambiente dove avevano invano cercato scampo alla tragedia. Entriamo ora nella casa degli Amorini Dorati, che deve il suo nome ad una serie di amorini incisi su laminette d'oro che ornavano un ambiente del peristilio. La casa conserva innumerevoli testimonianze artistiche che ne dovevano fare una delle dimore più splendide della città. Le aiole del giardino accoglievano busti di dei, rilievi con soggetti dionisiaci, maschere sospese tra le colonne, sculture incastonate nelle pareti, in un insieme che, più che ispirarsi alla vita quotidiana, sembra rappresentare un mondo artistico provvisorio e irreale. Delizioso il tempietto dedicato a Ilari, le divinità protettrici della famiglia, situato su un lato del peristilio, il grande giardino colonnato posto al centro della casa. Sempre nei pressi del giardino, scopriamo poi un sacello dedicato alla triade divina egizia di Arpocrate, Iside e Serapide, con il dio Anubi a testa canina che li affianca. Una delle più celebri case di Pompei è la casa dei Vettii, che apparteneva a due ricchissimi commercianti, Aulo Vettio Restituto e Aulo Vettio Conviva, due liberti, cioè schiavi che avevano ottenuto la libertà. All'ingresso colpisce la nota figura di un Priapo, nell'atto di pesare il suo enorme fallo profilattico, cioè contro il malocchio, sul piatto di una bilancia. Sull'altro piatto è posta una borsa di monete. Si passa quindi nell'atrio principale con al centro l'impluvium. Alle spalle, dopo una piccola cucina, troviamo un cubicolo, cioè una piccola camera da letto, dove appare un'altra statuetta che esibisce un grosso fallo traforato che era usato come fontana in giardino e alcuni piccoli affreschi erotici. Il cuore della villa era il peristilio, uno splendido giardino adornato di fiori e statue e arricchito da giochi d'acqua che arrivava tramite tubature in piombo in tutta la casa. Ma la vera meraviglia di questa dimora sono i suoi affreschi. Li troviamo dappertutto, soprattutto in due piccole sale di intrattenimento che permettevano di riposare godendo della visione del giardino.
Nella prima ci appare Ercole fanciullo, che uccide i serpenti inviatigli da Giunone, gelosa del fatto che il marito Giove l'avesse concepito con un'altra donna, Alcmena. Sulla parete di fondo troviamo poi il supplizio di Penteo, re di Tebe, che viene dilaniato dalle Baccanti, essendosi opposto all'introduzione del culto di Dioniso nella propria città. Sulla parete di destra spicca poi il supplizio di Dirce, regina di Tebe, che viene legata a un toro dai gemelli Anfione e Zeto per vendicare la madre che era stata da lei imprigionata. Nella seconda stanza ammiriamo invece la passione di Pasife, dove si vede Dedalo che dona a Pasife, moglie del re di Creta Minosse, una vacca di legno per attirare un toro di cui ella si era innamorata e dalla cui unione nascerà il Minotauro, un mostro dal corpo umano e la testa taurina. Sullo sfondo assistiamo al supplizio di Issione, il quale, assunto in cielo da Giove, aveva tentato di violentargli la moglie, Era, salvata poi da una nuvola che aveva assunto le sue sembianze. Unione da cui sarebbero nati i centauri, esseri dal corpo di cavallo e viso umano. Sull'ultima parete spicca infine la figura di Arianna svegliata da Bacco sull'isola di Nasso, mentre Teseo l'abbandona, fuggendo via con una nave. Su un altro lato del peristilio si apre il grande triclinio, uno dei più raffinati ambienti che l'antichità ci abbia tramandato. Le pareti sono attraversate da fasce nere, su cui si snoda il celebre fregio degli amorini dediti al lavoro e allo sport. Ci sono gli amorini fiorai, quelli profumieri, quelli che corrono su bighe tirate da antilopi. Poi gli amorini orefici, i tessitori e tanti altri che compongono una scena di incredibile perizia artistica e di straordinario buon gusto. Contigua alla Casa dei Vetti, la Casa del Labirinto rappresenta un altro bel esempio di dimora sannitica del II secolo a.C. ed è così chiamata per un mosaico che vi fu rinvenuto, rappresentante appunto un labirinto. Continuiamo a vagare per la città, scoprendo spesso angoli appartati rispetto al grande flusso turistico, ma che continuano a riservarci sorprese. Qui siamo nella cosiddetta Casa dei Pigmei, decorata con un simpatico affresco nilotico che mostra ancora una volta quanto fosse apprezzata in città la cultura egiziana. L'amore per l'arte e la decorazione che avevano i pompeiani, poi, è dimostrato da queste figure, fra cui una deliziosa testa di porcellino, dipinta in un ambiente che non ne aveva certo bisogno, cioè una piccola cucina. Altre due case, quelle della Fontana Grande e della Fontana Piccola, prendono poi il loro nome da due fontane che si affacciano sul fondo del tablino, splendidamente decorate con stucchi, pasta vitrea e conchiglie. Nella casa di Pacquio Proculo possiamo invece ammirare uno splendido pavimento decorato a mosaico, ancora in ottime condizioni.
Una bella visita è anche la casa dei Cei, che risale al periodo sannitico della storia di Pompei e che conserva nella parete di fondo del giardino uno splendido affresco che rappresenta una grande scena di caccia. Ancora una scena di caccia dà il nome alla Casa della Caccia Antica, ricca proprio di affreschi ispirati a scene di caccia che appartengono al quarto degli stili in cui è stata divisa la pittura pompeiana, quello cioè che si riferisce all'ultimo periodo di vita della città. Nella cosiddetta villa di Cicerone, invece, fu trovato questo meraviglioso mosaico che mostra un gruppo di figuranti che ballano al suono di un tamburello. Una rappresentazione straordinariamente simile a quella che fa ancora oggi parte del folklore di Napoli. Ma anche fuori dalle sue celebri case, Pompei offre numerosi spunti di interesse. Riprendiamo allora a passeggiare per le tante strade che raggiungono ogni quartiere. Erano perfettamente pavimentate per permettere il passaggio ai carri e accostate ad alti marciapiedi che difendevano i passanti dalla grande quantità di scarichi che, in assenza di impianti fognari, le invadevano regolarmente per defluire fuori città. A questo scopo erano frequenti veri e propri passaggi pedonali costituiti di blocchi di roccia che permettevano di attraversarle agevolmente. Ci dirigiamo quindi verso il nord della città, la parte più elevata, dove ancora si può ammirare l'imponente cinta muraria. Da questa emergono varie torri, come quella di Mercurio, destinata un tempo a rafforzare la possibilità di guardia, ma che perse anch'essa la sua funzione primitiva dopo la conquista romana, che portò un lungo periodo di pace nella regione. All'estremo angolo di nord-ovest della cinta muraria sorge Porta Ercolano, una delle sette porte della città. Era a tre fornici, coperti con volte a botte e chiusa da una porta lignea a due battenti. Da qui si imbocca la Via dei Sepolcri, uno dei cimiteri della città. Un'altra importante necropoli è quella di Porta Nocera. Come le altre, era posta per ragioni igieniche al di fuori delle mura e comprende un complesso di tombe appartenenti quasi tutte al periodo romano. Si tratta per lo più di sepolcri di famiglia, destinati a raccogliere le ceneri dei defunti, le cui salme venivano solitamente cremate. Come il solito, erano disposti ai lati di un'importante arteria, così da richiamare l'attenzione dei passanti e assicurare un perpetuo ricordo per i defunti e il loro nome. Pompei era un notevole centro commerciale ed era molto frequentata da visitatori di passaggio che qui trovavano ampie possibilità di fare affari e di divertirsi. Dappertutto quindi si trovavano taverne e termopoli, locali simili ai nostri snack bar. Anch'essi erano spesso decorati con pitture varie che servivano ad abbellire l'ambiente. Molto numerosi erano poi i pistrina, cioè mulini forni dove si fabbricava e si vendeva il pane. La farina, ottenuta con grandi macine di pietra lavica, veniva poi impastata e cotta in un forno di mattoni. Non mancavano botteghe di uso comune, come i barbieri. E c'era persino una bisca, frequentata da uomini e donne, che testimonia la grande passione del popolo romano per i giochi e le scommesse. Oltre a quelle suburbane, in città esistevano tre stabilimenti termali pubblici. Qui siamo nel tepidarium delle Terme del Foro, un locale con volte a botte riscaldato da un grande braciere. Lungo le pareti corre una lunga mensola adornata con statuine di terracotta raffiguranti telamoni. Accanto entriamo nel calidarium destinato ai bagni caldi e arredato con una grande vasca comune e un bacino per l'acqua fredda. Su questo si legge ancora un'iscrizione dei magistrati che lo fecero costruire, questa volta con denaro pubblico. Una delle meraviglie di Pompei era la rete idrica, alimentata da un acquedotto costruito sotto Augusto. Era un'opera gigantesca, lunga circa 100 chilometri, che partiva dalle sorgenti del Serino, alle falde dell'Appennino, aggirava il Vesuvio a nord e riforniva ben nove città, Napoli compresa.
L'acqua giungeva in città nei pressi di Porta Vesuvio, nel suo punto più alto. Lì un grande collettore, il Castellum Acque, la distribuiva in 3 diramazioni che alimentavano numerose fontane pubbliche, oltre alle terme e a tutte le case più ricche. Parecchia acqua doveva essere anche usata per alimentare questa fullonica, cioè una lavanderia. Questi locali erano molto numerosi, tanto che i fullones erano un'importante categoria di commercianti in città. I tessuti erano lavati e pigiati con i piedi in grandi vasche contenenti spesso acqua e urina, che veniva utilizzata in sostituzione della soda per il suo contenuto di ammoniaca. Lupa, in latino, significa prostituta, e il lupanare era appunto il bordello. In città esistevano molti luoghi dove si esercitava anche la prostituzione, ma questo era l'unico interamente destinato a questa attività. Era a 2 piani e comprendeva 10 stanze, 5 a quello superiore, più ampie e comode, e altre 5 al pian terreno, piccole e dotate di pochissima privacy. Ognuna era addobbata di un letto in muratura su cui venivano posti dei sacchi, certo molto poco igienici. All'ingresso delle stanze, poi, vi sono celebri raffigurazioni erotiche che incuriosiscono particolarmente i visitatori e che sembra alludessero alle posizioni amorose promesse dalle ragazze della casa. Ma in realtà in questo lupanare venivano per lo più schiavi e visitatori di passaggio, in quanto i ricchi della città organizzavano gli incontri nelle loro comode dimore o si divertivano, senza spendere neanche i pochi soldi richiesti, con la loro schiavitù. Il foro triangolare, l'altro grande spazio della città destinato alla vita sociale e religiosa, oltre al foro di Porta Marina, deve il suo nome alla sua particolare forma di triangolo. Si tratta di un'area sacra su cui sorgeva un tempio dalla metà del VI secolo a.C., situata in una splendida posizione sul mare. Il settore meridionale era occupato da un tempio dorico ed era preceduto da un edificio quadrangolare di epoca romana, l'Eroon, destinato pare al culto di Ercole, il mitico fondatore della città. Più a sud, un pozzo, scavato nel banco di lava preesistente, aveva assunto nel tempo una funzione monumentale grazie al suo inserimento dentro un tholos, cioè una costruzione circolare formata di colonne doriche di tufo. Il mondo romano era aperto e tollerante verso tutte le religioni. Ne è un esempio il Tempio di Iside, che all'epoca era uno dei più frequentati della città. Era stato addirittura il primo edificio religioso ad essere ricostruito dopo il terremoto del 62 e dimostra ancora una volta il grande influsso che aveva la cultura egiziana nel mondo romano. Come altri monumenti della città, anche questo fu pagato da un privato, in questo caso un liberto, cioè uno schiavo che aveva riacquistato la libertà, il quale, non potendo adire a cariche pubbliche, fece inserire su una lapide, come benefattore, il nome di un suo rampollo di soli 6 anni. Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli sono conservati innumerevoli reperti e opere artistiche ritrovate nel Tempio, come questo quadro che rappresenta il mito di Io, la sacerdotessa di Era Argiva, con il suo arrivo a Canopo e la liberazione dalla prigionia di Argo. Thank you.
Proprio accanto al foro triangolare, entriamo ora nella zona dei teatri. Pompei disponeva di due teatri pubblici. Il più piccolo fu fatto costruire intorno all'80 avanti Cristo a spese degli stessi duoviri che avevano regalato alla città l'anfiteatro. L'insieme, che poteva contenere circa 1300 spettatori, è armonico ed elegantissimo ed era fornito di una copertura stabile, fondamentale per la sua perfetta acustica. E non esitiamo a credere che altrettanto raffinate dovessero essere le rappresentazioni che ospitava, per lo più musicali e mimiche. Il teatro grande fu edificato nel secondo secolo avanti Cristo, sfruttando una cavità naturale della collina. In età augustea fu ampliato fino a poter accogliere ben 5.000 spettatori. Era perfettamente attrezzato per ogni genere di spettacolo teatrale, compresi complessi giochi d'acqua. Alle spalle del teatro grande, un vasto spazio urbano era destinato a caserma dei gladiatori. Il luogo cioè dove erano alloggiati e allenati i gladiatori destinati all'arena. Oggi tutta l'area è un prezioso museo di graffiti che ci informano della vita e della sorte di uomini spesso sventurati, ma che in qualche caso raggiunsero una grande fama, anche amatoria. Era in quest'immensa arena che si concludeva spesso tragicamente la vita di questi attori della morte. Siamo sull'estremo lato est della città, dove sorge un immenso anfiteatro, il più antico e meglio conservato fra quelli giunti sino a noi. I romani, è noto, avevano una passione sfrenata per gli spettacoli, soprattutto quelli gladiatori, e Pompei non sfuggiva certo a questa regola. Il monumento fu fatto costruire a loro spese intorno al 70 a.C. da Caio Quinzio Valgo e Marco Porcio, due magistrati che già anni prima avevano donato alla cittadinanza il Teatro Piccolo. Tutta la cavea poteva essere ricoperta da un immenso velarium che proteggeva dal sole e dalla pioggia gli spettatori. Gli spettacoli consistevano soprattutto in scontri fra gladiatori, mentre la mancanza di sotterranei fa pensare che avessero meno spazio i combattimenti con le belve feroci che necessitavano di complicati apparati per il loro svolgimento. I gladiatori erano scelti fra gli schiavi e i prigionieri di guerra e addestrati perfettamente alle piccole battaglie che dovevano sostenere sotto l'incitamento eccitato di migliaia di spettatori. Ma torniamo a visitare le ultime dimore patrizie che mancano alla nostra passeggiata. Questa, nota come Casa del Menandro, apparteneva a Quinto Poppeo Sabino. Il proprietario doveva davvero essere molto ricco, come dimostra un meraviglioso servizio di argenteria, 118 pezzi per circa 24 kg, che fu trovato insieme a numerose monete preziose nei sotterranei della casa. Delizioso è il tempietto dei Lari, le divinità protettrici del focolare, mentre tutte le stanze erano decorate con splendidi affreschi. Questa è la nicchia dove è raffigurato Menandro, il poeta greco della Commedia Nuova, vissuto ad Atene alla fine del IV secolo a.C. Un'altra abside ci mostra Ateone trasformato in cervo e sbranato dai suoi stessi cani per aver spiato Diana nuda al bagno. Qui invece ammiriamo un incontro d'amore fra un satiro e una menade, mentre in questa sala spiccano affreschi del IV stile. Nella stessa sala sono conservati gli scheletri delle persone che erano tornate in casa per recuperare i loro beni, mentre in un altro ambiente furono ritrovati i corpi dell'amministratore della casa e di una bimba vicino ad una borsa di monete d'oro. In questa dimora non mancavano le comodità,
compreso un complesso termale privato, riccamente decorato. Nell'atrio troviamo una prima vasca circondata da 8 colonne. Si passa poi in un calidarium decorato con un bellissimo mosaico sul pavimento che mostra uno schiavo che porta unguenti al padrone e una scena marina. La casa del centenario è cosiddetta per essere stata scavata nel 1879, quindi nel 18° centenario dell'eruzione. Il centro del giardino è occupato da una piscina, mentre sul fondo dello stesso peristilio si trova un ninfeo dalla cui nicchia, rivestita a mosaico, l'acqua si riversava nella vasca sottostante. Tutt'intorno affreschi con scene di animali e combattimenti di fiere. Altre stanze della casa sono decorate con pregevoli affreschi, compresi alcuni di contenuto erotico. Nella zona dei teatri sorge la casa dell'arario di Achille, che deve il suo nome ad un sacello che si trova in un angolo dell'atrio. Si tratta di un tempietto con scene mitologiche e, nel fregio sottostante, gli ultimi episodi della guerra di Troia. In un altro ambiente della casa spicca un affresco raffigurante scene con due grandi elefanti. È nei pressi dell'anfiteatro che visitiamo le ultime ricche dimore presenti in città. Questa è la casa di Loreio Tiburtino, costruita già in età sannitica. Era un'abitazione molto signorile, come dimostrato dalle elegantissime decorazioni pittoriche che adornano le stanze e alcune pareti dello splendido giardino che ne faceva una vera villa nella città. Parte di questo era destinato ai pranzi all'aperto, dove le pietanze erano offerte su vassoi galleggianti sulle vasche che lo attraversavano. Non mancano anche qui numerose testimonianze artistiche. Sul fondo ammiriamo un affresco di Piramo e Tisbe, suicidi per amore, e un altro di Narciso che si innamora della sua immagine. A proposito di questi dipinti, è interessante ricordare che alcuni di essi sono gli unici a Pompei ad essere stati firmati con una sigla, Lucius Pinxit, cioè l'ha dipinto Lucio. Un canale lungo 50 metri si addentrava poi nel grande giardino simulando il Nilo, dal momento che vi erano accostate numerose statuette dedicate al culto di Iside. Tutt'intorno porticati per le passeggiate degli ospiti, in un insieme che all'epoca doveva costituire un'immagine davvero splendida. Accanto alla casa di Loreio Tiburtino, entriamo nella casa della Venere in Conchiglia, riportata alla luce solo nel 1952, che apparteneva a un cittadino molto benestante. Il nome della casa è dovuto a un affresco che ricopre la parete di fondo del grande peristilio e rappresenta appunto una Venere mollemente distesa su una conchiglia, trasportata dalle onde e accompagnata da due amorini.
Il dipinto è accompagnato da due riquadri, uno raffigurante Marte e l'altro una fontana. La villa di Giulia Felice apparteneva ad una donna molto abile negli affari, che sfruttò la grandezza della sua proprietà e la crisi edilizia che colpì la città dopo il disastroso terremoto del 62 per affittarne buona parte ad una clientela molto benestante. La parte più splendida della casa è quella affacciata sul grande giardino. Si tratta di un elegante portico ottenuto con pilastri di marmo scanalato e capitelli corinzi, dove si apre un bellissimo triclinio estivo rivestito di marmo con una fontana a gradini. In un'edicola in fondo al giardino, che sembra fosse destinata al culto di Iside, fu rinvenuto uno splendido tripode bronzeo, oggi conservato al Museo Nazionale di Napoli. Concludiamo il nostro viaggio a Pompei in uno dei suoi angoli più famosi. Siamo nella Villa dei Misteri, una grande dimora suburbana situata a nord della città, in una splendida posizione panoramica. Il primo impianto della villa risale al secondo secolo a.C., ma successivamente essa subì un ampliamento, godendo di grande splendore come dimora patrizia. All'epoca della catastrofe era stata però trasformata in una grande azienda agricola. Lo testimoniano le grandi cucine e il quartiere rustico. Qui è stato ricostruito il torcularium, un grande palo in legno con una testa d'ariete in cima che serviva per pigiare l'uva. Una curiosità è un piccolo graffito su una parete, la caricatura di un senatore di cui conosciamo anche il nome, Rufo. Quello che ha meritato fama universale alla villa sono i suoi affreschi, a cominciare da quelli di un cubicolo, una piccola stanza da letto. La vera meraviglia del complesso però la troviamo nella camera attigua e consiste in uno dei più straordinari dipinti murali dell'antichità. Una complessa rappresentazione che copre tre pareti e che fra le tante interpretazioni che le sono state date sembra rappresentasse i momenti essenziali di una cerimonia sacra relativa ai culti in onore di Dioniso. Cerimonie che si erano diffuse a tal punto da provocare interventi del Senato allo scopo di reprimere i fini orgiastici che esse comportavano. Si comincia con la lettura del rituale fatta da un fanciullo nudo, forse lo stesso Dioniso. Accanto una scena pastorale con un vecchio sileno che suona la lira e una panisca che allatta un capretto. Nel frattempo un'ancella fugge via terrorizzata, sconvolta da quel che si vede nelle scene seguenti. Un sileno abbevera un satiro, mentre un altro cerca di spaventarlo, riflettendo l'immagine di una maschera tragica nel vino della brocca. Poco oltre, Dioniso, ebro e seminudo, si abbandona in grembo a Arianna. Accanto troviamo una fanciulla che sta scoprendo la mistica cesta dei misteri, dove si nasconde il fallo, simbolo della forza generatrice della natura. La assiste un demone alato, pronto a flagellare una giovinetta che, terrorizzata, si rifugia nel grembo di una matrona. Accanto, una baccante nuda si abbandona in una posa leggerissima ad una danza. Il complesso
fa dell'opera una delle più straordinarie rappresentazioni artistiche della storia dell'arte, un capolavoro assoluto di forma e contenuti in un'immagine indimenticabile. Il nostro viaggio a Pompei termina qui. La città scorre ancora sotto i nostri occhi, ma si è svuotata della folla di visitatori che la invadono giornalmente. Abbiamo voluto restituirla al suo popolo, che sembra abitarla come tanti anni fa. Ombre silenziose e immobili nella loro attonita disperazione, che continuano a raccontarci la vita, l'arte e il genio di una civiltà che appartiene all'oblio, ma che sembra ancora mostrare con orgoglio l'antica bellezza della sua meravigliosa città. Una città che ancora oggi affascina e seduce, ma fa anche riflettere sui capricci di un destino beffardo e spietato, capace di uccidere un intero popolo per renderlo immortale.